conclusi alla Basilica Maria Santissima del Soccorso di Sciacca, festeggiamenti del 150° anniversario di fondazione della Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, che in città vede le proprie rappresentanti nelle suore che operano all'ospedale Giovanni Paolo II e alla Casa di Riposo di Porta Palermo. Dopo 3 giorni di preghiere e di preparazione presso la chiesa di San Domenico, ieri è stata celebrata dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano la Santa Messa conclusiva in Chiesa Madre. Ad accogliere arcivescovo, le suore della congregazione, le autorità cittadine e i fedeli è stato l'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marciante. Il 150° anniversario delle suore della Carità del Preziosissimo Sangue, fondata dal Beato Tommaso Maria Fusco. Siamo tutti qui insieme, io do il benvenuto non solo a lei, pastore della Chiesa Vicentina, perché in questa festa non poteva mancare il pastore. Ecco perché la comunità delle suore della Carità che operano all'ospedale da tantissimi anni e anche la casa di riposo a Porta Palermo hanno avuto questa gioia oggi di vedere tutta la città, anche le autorità civili e militari che saluto con tutto il cuore e con tanto affetto. Siamo tutti per celebrare questa festa attorno all'altare. Vogliamo fare assemblea eucaristica, vogliamo fare esperienza sinodale, vogliamo rinnovare il nostro impegno per ricordarci come il Beato Tommaso Maria Fusco è stato un grande apostolo della carità e come oggi vogliamo anche ricordare il giudice Levatino che 33 anni fa veniva ucciso per essere l'uomo della carità e l'uomo del servizio al popolo. Noi vogliamo rinnovare il nostro impegno a servire il Signore con tanta fede e con tanta speranza. Grazie Eccellenza per la sua presenza. Un momento importante per le Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, a cui non poteva mancare il rappresentante della Chiesa Grigentina. 150 anni riportate bene, mi sembra. Certo sappiamo bene tutti che questo giorno di festa, porta con sé un velo di mestizia, considerato quello che sta accadendo in Palestina, in Israele, insieme, ahimè, alle tante altre guerre che ci sono nel mondo.